Ben ritrovati a voi tutti, cari amici da Nicola De Lucia. Come ho detto nel video dell'Inter, ora parliamo del Lecce che finalmente, dopo tanto e tanto tempo e per la prima volta in questo campionato di Serie A, quest'anno ha ottenuto il primo successo casalingo ai danni di un Torino a dir poco senza né capo né coda. Infatti, a momenti manca solo l'ufficialità, dovrebbe essere esonerato Walter Mazzarri e il suo successore all'80% si dice che dovrebbe essere Longo, che ha fatto bene anche nella primavera del Torino. C'è anche la parentesi De Biasi, però. Comunque, veniamo a noi, Lecce che già nel primo tempo va sul 2-0, gol di Deiola, gol del nuovo acquisto Barak, nel secondo tempo reti di Falco al 64esimo, la Padula sul rigore al 78esimo, vedo qui dalla fonte al Via del Mare 21.947 spettatori. Il segno 1 aveva una quota abbastanza buona tra il 2,95 e il 3,10. Lecce che adesso in classifica è salita al 17° posto, più 3 dalla zona retrocessione occupata dal primo gradino dal Genova. Comunque Lecce a 19 punti. Ovviamente bisognerà capire questa sera cosa farà la Sampdoria, perché ovviamente se pareggerà il Lecce con la prossima partita che sarà a Napoli, certo non facile. Comunque, come si dice, la Sampdoria non vincendo potrebbe, cioè pareggiando le distanze, la Samp salirebbe a più 2 dal Lecce, vincendo invece si allungherebbe di 4 lunghezze la distanza tra Sampdoria e Lecce, mentre se il Napoli vince a Marassi, il Lecce rimane a meno 1 dalla Sampdoria. Comunque, almeno al momento è fuori dalla zona retrocessione, anche se il campionato è ancora molto lungo, ci sono 16 partite, quindi la maggior parte del girone di ritorno. Il Toro invece al terzo KO di fila, quindi situazione pesantissima per i piemontesi, sono al 12° posto con 27 punti. La prossima partita sarà in casa l'8 febbraio, credo sabato, contro la Sampdoria. Quindi, come riassunto, il Lecce vince la sua prima partita in casa in questo campionato di Serie A, arriva nel girone di ritorno battendo 4-0 il Torino e sale al momento a più 3 dal Genova, che è nella prima posizione della zona retrocessione. Sicuro arriva un terzo video ed ultimo terzo video oggi. Parleremo di Edge, il suo risalto per quanto riguarda l'universo WWE e le ultime notizie dal mondo della federazione che non sono abbastanza positive, soprattutto in termini finanziari ed economici e anche dirigenziali. Grazie a tutti.